mi diverto con poco. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Video capelli su una cosa che ho comprato esattamente oggi, che non vedo l'ora di provare. L'ho pagato con i miei soldi fino all'ultimo centesimo. È il famosissimo Styler Dyson Airwrap. Questa è la versione complete long, perché ho i capelli abbastanza lunghi e ho intenzione di farli crescere ancora un bel po', quindi ho preferito comprare questa versione. Proverò tutti gli accessori che ci sono, vediamo un po' come funziona, come va sui miei capelli. Sono sicura che sarà fantastico, perché con quello che l'ho pagato deve essere fantastico. E niente, vediamo un po' insieme com'è al primo utilizzo, e poi farò poi un video di considerazioni dopo un mesetto di utilizzo, che sia quando ho 2 ore per prepararmi, o un quarto d'ora di tempo per magari riprendere la piega prima di andare a lavoro, prima di uscire per qualunque motivo, e dove semplicemente lo uso e lo uso e lo uso tutti i giorni. Quindi sarà effettivamente una recensione un po' più completa. E niente, adesso non vedo l'ora di provarlo, l'ho solo aperto per guardare com'è. Adesso questo lo mettiamo qua dietro, non dovrebbe dare fastidio, davanti ai CD di BTS, ma tanto non si offenderanno. E proviamolo. Il peso è notevole, perché pesa veramente veramente un sacco. Effettivamente non so come usarlo. Asciugare asciuga. Giustamente. Ci devo prendere un po' la mano, ovviamente, però ragazzi, asciugare asciuga. Qui di capello molto sottile, poi non ho una gran massa, non l'ho mai avuta neanche da bambina. I miei capelli sarebbero mossi, ricci, ma in realtà sono molto crespi. Ogni capello fa un riccio tanto proprio, quindi in realtà i boccoli non mi restano. Non è colpa delle decolorazioni. Adesso i miei capelli sono decolorati praticamente al bianco, e sono trattati con prodotti naturali, bio, ecobio, impacchi, olio, cose del genere. Niente siliconi, niente di niente. E sono decolorati e faccio questo tipo di tinte da metà del 2013, quindi un bel po' di anni. Proviamo questa, che è la spazzola volumizzante. Ah, non è male. Non è male per niente. Per essere la prima volta e per essere io non esperta di spazzole phon, non è una cosa che faccio veramente. Preferisco asciugare i miei capelli di solito all'aria e poi fare la piega senza calore. Okay, proviamo. In teoria si dovrebbero staccare da qui e non aggrappandoli come ho fatto io adesso. Sembra una che non ha mai usato cose per i capelli in tutta la sua vita, ma in realtà è quello che io faccio più di qualunque altra cosa. Dovrei togliere le notifiche. Sì, Big Hit. Sì, avrai i miei soldi. Comunque devo dire che al tatto sembrano molto setosi. Adesso mi accarezzo come se fossi un cane. Sembra veramente una che non ha mai fatto cose ai capelli in tutta la sua vita. Invece solo perché è questa specifica cosa che mi sta antipatica. Sì, decisamente al tatto è veramente piacevole. Soprattutto effettivamente mi dà, non sembra, però in realtà mi sta dando anche un bel volume. A me di solito sì, si appiattiscono molto qua. Ed effettivamente sì, sono un po' piatti, ma meno del solito, quindi cioè immaginate. Effettivamente questa prima prova mi sta piacendo. Adesso abbiamo queste due. Abbiamo inumidito di nuovo questa parte dei capelli e proviamo questa qua. Bam bam. Non sono abituata a farmi la piega in questo modo, e in generale normalmente da quando ho smesso di passarmi la piastra tutti i giorni praticamente, ho iniziato a preferire una piega mossa. Non so se si vedono. Continuo a attaccarmeli perché sono veramente veramente morbidi. Non c'è
l'ombra di un nodo. I capelli sono veramente piacevoli da toccare. E i miei capelli adesso non sono al massimo della forma perché sono abbastanza stressati. Non sto riuscendo a fare impacchi, cose che faccio normalmente. Aprirli, sto lavorando a turni, quindi sto facendo orari abbastanza stressanti, li lavo più spesso, sudo di più perché vado avanti e indietro per lavoro, cioè cammino tanto e sto tanto fuori al sole anche. E quindi i capelli si stanno stressando veramente tanto, stanno prendendo anche abbastanza smog. Sono veramente molto 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 soddisfatta. Adesso proviamo l'altra. Questo dovrebbe dare un risultato più. Dove sono le signorine fighissime della confezione? Lisciante rotonda, lisciante delicata, lisciante forte. Vedremo, vedremo, vedremo. Oh, scusa. Scusa, Babi, non volevo. Quando capita che il calendario di Yobi e capita che lo faccio cadere, giustamente gli chiedo scusa. Spazzola lisciante forte, vediamo. Vediamo un po' com'è. Wow. La cosa mi sta piacendo veramente tanto. Veramente, veramente tanto. E comunque l'ho fatta su capelli asciutti. Veramente, veramente bello. Considerando che io ho il ventilatore acceso perché il condizionatore si è rotto, ho un caldo della Madonna e sto sudando solo respirando. Quindi questa cosa influisce tantissimo sul continuo incresparsi dei miei capelli. Ed è una cosa che ovviamente sta lavorando contro il Dyson. Però caspita, questo è veramente bello. Direi che anche le spazzole sono altamente approvate. Bene, e mi permetto di aggiungere, vorrei ben vedere. E ora proviamo i boccoli. E appunto ho preso la versione per capelli lunghi. Il livello di stress dei miei capelli in questo periodo, in particolare oggi, è veramente altissimo. Bene, prendiamo il ciuffo. Adoro. Sì, ci passo subito la mano perché non voglio che resti tanto, tanto piccolo. Però questo boccolino è adorabile. Si vede quanto è adorabile questa cosa. Ok, mi sto esaltando. Allora, si è unita al party la ciocca di prima. Un bel boccolone. Un gran bel boccolone, devo dire. Solito è quello che faccio io. Mi piacciono i boccoli un po' mossi, un po' voluminosi, un po' vissuti. Almeno questo è quello che io faccio ultimamente, i capelli. Che un po' di anni fa volevo i boccoloni grossi, super definiti. Cioè adesso preferisco di più un mosso abbastanza naturale. Bello. Mi sto piacendo e mi sto esaltando tantissimo. Ho in mente la canzone di Wasa, non ci posso fare nulla, l'ho ascoltata quasi tutto il giorno. Ho in testa solo Maria e Spring Day.
Non so perché ho in testa Spring Day da giorni. La canzone fa malissimo sotto tutti i punti di vista. Comunque ci ho messo veramente un attimo a fare questi boccoli. Non sembra perché ovviamente è la prima volta che lo provo, ci devo prendere la mano. Però ci ho messo veramente pochissimo tempo. Soprattutto perché io di norma faccio la piega senza calore. Raramente ormai uso la piastra o il ferro per i boccoli. Quindi io di solito questo risultato ce l'ho facendo la piega e dormendoci, oppure se mi servono i capelli fatti per la sera, di norma sto tutto il giorno con robe sui capelli. Allora, questi sono i boccoloni belli grossi. Mi sta anche morendo la batteria della telecamera, quindi in sostanza cosa posso dire come prima impressione? La prima impressione è molto buona, mi piace un sacco, mi ci trovo abbastanza bene, devo dire. E la mia manualità con i capelli è alta, ma non per questo tipo di cose, perché io normalmente uso la piastra classica o il ferro per i boccoli. E poi io sostanzialmente uso bigodini, trecce, qualunque tipo di piega senza calore. Quindi in realtà io non ho una grande manualità di asciugatura e asciugatura con piega dei miei capelli. Questo è il mio risultato preferito ed è quello che io di solito preferisco fare ai capelli. Il fatto di poterlo fare in 5 minuti mi rende veramente molto felice, perché io normalmente, come dicevo prima, ci devo dormire o ci devo stare almeno 2, 3, 4 ore di giorno, quindi questa cosa è fantastica. I miei capelli in questo periodo sono estremamente stressati e i miei capelli di base sono un po' difficili da trattare e, essendo così tanto trattati chimicamente, sono un po' più fragili, un po' più delicati, un po' più crespi, quindi è un capello un po' più difficile da trattare. Riproverò sicuramente la piega con i coni grandi. Il Dyson direi che per adesso come prime impressioni è assolutamente positiva, non vedo l'ora di prenderci la mano, giocarci di più. Tra l'altro io ho il vizio di dare un nome alle mie cose e questo l'ho chiamato Seiji. Io e il neoadottato Seiji vi salutiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao!